Allora, oggi vi faccio un video dove vi mostro i prodotti che sto usando ultimamente per la mia skincare quotidiana. Ho scoperto dei nuovi prodotti che secondo me sono veramente buoni e voglio mostrarveli. Dunque, tanto per cominciare, vi faccio vedere le mie due spugnette che vi ho fatto vedere in tanti miei video e che servono a detergere il viso in modo più profondo. Le spugnette sono queste, hanno dei dentini, come potete vedere, una parte con dei dentini un po' più grandi e un'altra parte con dei dentini piccoli piccoli. Questi si mettono così tra le dita, si mette il detergente che noi vogliamo adoperare per lavare il nostro viso e si passa sulla nostra pelle così, in modo molto molto delicato, anche perché questi dentini sono veramente morbidissimi. Per quanto riguarda il gel detergente che sto usando in questo periodo, forse ve l'avevo già fatto vedere, è sempre lo stesso, è questo di Sien. È in questo formato da 150 ml, costa intorno ai 2 euro, non di più. Ed è un prodotto veramente, veramente ottimo. È, come potete vedere, un gel molto profumato, molto delicato sul viso e una volta lavato lascia la pelle veramente molto, molto morbida, non secca come quando ci laviamo il viso con il sapone. È veramente un ottimo prodotto, ve lo consiglio vivamente. Ok. Se mi lavate il viso, lo vado a tamponare con un asciugamano, quindi non si va mai a strofinare il viso dopo averlo lavato, ma si tampona. Ma penso che queste siano cose che già sapete. Dopodiché, con dei dischetti struccanti, vado ad applicare, sempre tamponando, l'acqua di rose. Io mi trovo molto bene con questa della Roberts. Questo è 300 ml. Quindi un flacone abbastanza grande e l'ho pagato 2,80 euro al supermercato oppure nei negozi che vendono prodotti per l'igiene personale, insomma. Come vedete ha la plastica scura. L'odore è fantastico, inutile che ve lo dico. Se conoscete l'acqua di rose, il profumo è di rose, ovviamente, ma è molto rilassante. E quando vado ad applicarlo sulla pelle sento subito una sensazione di freschezza e di pulizia profonda. Lo applico tutti i giorni dopo aver lavato il viso. Acqua distillata alle rose tonico rinfrescante. Infatti, la sensazione che lascia sul viso è veramente di freschezza e di pulizia. Eccolo qui. Dopodiché ho scoperto questo siero qui. È un siero bio e la marca è Omia, penso che la conosciate un po' tutti perché è una marca che comunque tratta questi prodotti per la cura del viso e della pelle. Siero viso biologico, lifting immediato, coenzima Q10 e olio di argan, 0% di siliconi, coloranti, parabeni e oli minerali, quindi l'inci di questo prodotto è veramente ottimo. È un siero che va applicato prima della crema idratante, quindi dopo aver applicato l'acqua di rose, lascio asciugare il viso. Vi faccio vedere la consistenza. È molto fluido, anche se è chiaro. Allora, ha un profumo che non mi fa impazzire, perché profuma di cera d'api. La cera d'api ha un odore molto molto forte, poi va a gusti, c'è chi piace, chi no. Per me è un po' troppo forte, però una volta spalmato sul viso, vedete? Non si sente più nulla. Ok. Quindi questo siero va a nutrire in profondità la nostra pelle. Dopodiché possiamo applicare la nostra crema giorno, che poi in base al tipo di pelle che ognuno di noi ha, pelle secca, pelle grassa, pelle mista, insomma, ognuno può applicare la crema più adeguata alla sua pelle. Insomma, questo siero
è veramente fantastico perché prepara la pelle, la nutre, la rende morbida e pronta comunque per applicare la crema che in questo momento sto applicando io da giorno. Ho trovato questa, ve la faccio vedere subito, è della Forsan, efficace naturalmente. Aloe e Hyaluronic, crema viso ultra ricca 24 ore, nutriente intensiva, 50% di aloe bio con acido ialuronico. Green Planet 95% naturale. Dunque, ho scelto questa crema giorno in questo periodo perché, come vi ho detto più volte, ho la pelle molto molto secca e quindi, soprattutto d'inverno o quando fa freddo, ho bisogno di tenerla costantemente idratata. Quindi questa crema qui è molto molto ricca, per di più è 95% naturale e oltre ad avere comunque l'aloe come ingrediente principale ha anche una percentuale, anche minima, di acido ialuronico che aiuta comunque la pelle a essere un po' più compatta, diciamo che non fa miracoli, comunque aiuta la pelle a distendersi un attimino dai segni magari della stanchezza. Ve la faccio vedere subito. L'ho tenuta nella sua scatolina perché mi piace veramente tanto, con questi colori verdi. È carina. E poi sopra. Ok. Si presenta in questo vasetto di plastica. Eccola qui. C'è scritto anche qui aloe acido ialuronico ultra ricca 24 ore 50% aloe bio. Poi qui la scritta è troppo piccolina, la marca Forsan, come durata ha dall'apertura 6 mesi. Ma io penso di finirla molto prima perché sto continuamente a mettere crema tutto il giorno sul viso perché non truccandomi in questo periodo, visto che dobbiamo portare la mascherina e uscendo di casa solamente per le necessità, mi trucco veramente poco poco, ma a volte zero. Ve la faccio vedere. La consistenza è questa, è molto bianca e adesso vi faccio vedere quando la stendo sulla mano, rimane al momento bianca, chiara, molto pastosa, anche se sulla pelle si tira bene. La faccio vedere. La provo sempre sopra dove ho messo il siero. È molto bianca, almeno nella prima stesura. Poi una volta che continuiamo a massaggiarla col calore delle dita e comunque del dorso della mano, va a perdere il colore biancastro e a uniformarsi con il nostro incarnato, però è veramente ottima per la mia pelle. Devo dire che mi trovo benissimo. Me la lascia idratata e morbida per qualche ora, diciamo. Vedete, adesso l'ho stesa tutta, ma rimane abbastanza bianca. Vedete, il confronto con l'altra mano. E poi comunque, man mano che si assorbe, diventa trasparente. Comunque sento la pelle proprio idratatissima e non oleosa, soprattutto. Ecco. L'odore è buonissimo. Molto delicato, sa di fiori. La cosa più importante sono gli ingredienti che sono naturali, che questa è la cosa che comunque aiuta la nostra pelle a respirare e ad avere la giusta idratazione per il tempo che ci serve. Se come me avete problemi di pelle secca in questo periodo, poi ancora di più, ve la consiglio vivamente. Non costa tantissimo, mi sembra che l'ho pagata intorno ai 7 euro. Non vorrei dirvi cavolate, e anche il siero l'ho pagato intorno ai 6-7 euro. Comunque, secondo me, questi due prodotti insieme sono una accoppiata veramente vincente. Purtroppo, per fare pubblicità non mi pagano, ma siccome voglio condividere con voi le mie esperienze positive, ve li consiglio tutti e due.
come il resto dei prodotti che comunque vi ho fatto vedere. Questo per quanto riguarda l'idratazione della mattina. E per quanto riguarda la sera invece, passo comunque dei dischetti imbevuti di acqua micellare su tutto il viso. Questa, quella che uso solitamente della Sien, che è fantastica. Acqua micellare, water sensitive. Eccolo qui, for dry and sensitive skin. Sta per finire, ma ho già un'altra di scorta, quindi sono a posto. Questa vi avevo fatto vedere tempo fa, che ha la caratteristica di, vedete questo dischetto su, che col dischetto, scusate il gioco di parole, struccante, appoggiato qui e premuto, si imbeve e non gocciola. Quindi, come vi stavo dicendo, prima di andare a dormire, dopo aver lavato il viso, passo gli dischetti imbevuti di acqua micellare su tutto il viso, anche se non ho trucco comunque per togliere le impurità che durante il giorno vanno ad aggredire la nostra pelle. Dopodiché applico questa cremina qui che vi avevo fatto vedere in un altro video e si chiama Linea Natura Crema Viso con Acqua alle Rose. 50 ml, vasetto di vetro. L'avevo presa per scherzo per provarla perché a me piace provare tutto quello che di nuovo trovo e l'avevo trovata a un prezzo veramente irrisorio. Peccato averne presa solo una, ma andrò in cerca. Mamma mia, sa di rose e la consistenza è biancastra ma trasparente, vedete, io l'ho messa qua sul dito, ma è trasparente. Vi faccio vedere stesa. Mettiamola un po' più qua. È freschissima, leggerissima e una volta applicata si asciuga abbastanza in fretta e lascia il viso fresco e con quella sensazione di pulito. Meravigliosa. Devo assolutamente ritrovarla perché io l'avevo presa in una bancarella al mercato e voglio guardare se la trovo su internet e ordinarla. Quindi prima di andare a dormire, dopo aver pulito il viso, applico questa e sto tutta la notte con il viso fresco e ben idratato perché comunque è anche idratante. Per concludere, sulle labbra vado ad applicare sia la mattina sia la sera prima di andare a dormire questo balsamo classico Glisolid che per anni ho fatto fatica a trovare e ultimamente è stato rimesso in commercio, non so perché, protezione e morbidezza per le tue labbra. Balsamo. Ve lo faccio vedere, è così. Col dito si va a prelevare la quantità che ci occorre, si passa su tutte le labbra e anche un po' fuori. Quindi lascia le labbra morbidissime e idratate, se lo applicate la sera prima di andare a dormire tutta la notte, se lo applicate la mattina per tutto il giorno e poi comunque potete andare a truccare le vostre labbra. Questa skincare quotidiana, che insomma questi prodotti che adopero io tutti i giorni, sono una base, diciamo. Dopodiché potete stare senza trucco e avere comunque la pelle bella idratata tutto il giorno. Oppure vi potete anche truccare, quindi è, come vi ho appena detto, un'ottima base per il trucco. Con questi prodotti mi trovo veramente benissimo e magari stavo pensando di farvi un video con la testina dove vi faccio vedere come applico il siero o le creme e i movimenti e il massaggio al viso che faccio tutte le mattine e tutte le sere prima di andare a dormire. Ok amici, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia rilassato, ma soprattutto fatemi sapere se usate qualche prodotto specifico per la pelle secca con il quale vi trovate molto bene. Che poi, per quanto riguarda la cura della pelle e del viso, io penso che piuttosto bisogna spendere qualcosina in più
perché la pelle ha bisogno di elementi naturali, ad avere gli elementi giusti per avere un giusto equilibrio di idratazione e di nutrimento. Quindi devono essere prodotti buoni, che ovviamente costano un pochettino di più, questi non hanno un prezzo altissimo, comunque si trovano in commercio anche creme che costano molto meno, però insomma lasciano il tempo che trovano. Il video finisce qui, vi mando un abbraccio super mega gigante, a presto!